Buonasera amiche ed amici, buonasera a tutti. Prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram al link che vi lascio giù nell'info box. Cominciamo, questo è un pranzo merenda perché ultimamente faccio i pranzi merenda. Non ho moltissima fame, in realtà quando salto il pranzo ho sempre poi moltissima fame. Adesso non ne ho tantissima, però qualcosa vado a mangiare, altrimenti poi ora di stasera mi viene troppa fame e poi stasera mi abbuffo e non è il caso. Quindi cosa ho pensato di fare? Mi mangio un bel cetriolo tagliato così a rondelle, un po' due o tre pezzettini di formaggio, formaggio quello parmigiano e poi un pacchettino di questi, che sono degli snack proteici, 40 grammi, 163 calorie. Quindi andrò a fare un pasto con del vino, ovviamente. Sono talmente pigra che non ho neanche preso il calice, me lo sono messa sul bicchiere che ho trovato qua sul tavolo, che ce l'avevo stamattina, che ho fatto colazione, poi sono scappata al lavoro e ho detto adesso lo prendo e poi lo lavo, intanto era pulito. Avevo solo bevuto dell'acqua stamattina, quindi andrò a fare un pranzo di circa, allora, 163 calorie. Il cetriolo avrà una cinquantina di calorie perché non lo condisco. A me il cetriolo piace così tanto che non c'è neanche bisogno di condirlo con l'olio, quindi fanno 200. Questo qua sarà un 150-200 calorie. Ecco, 200 calorie. Diciamo, dopo c'è il vino, facciamo conto un pranzo leggero sulle 500 calorie, perché appunto non ho fame, però voglio di sfiduciare qualcosa, anche perché mi servono energie, perché adesso sono stata via un po' di ore al lavoro, adesso sono a casa una mezz'oretta, dopo devo uscire un'altra volta, quindi comunque non vorrei avere un calo. Partiamo subito, mi vado a mangiare per primo cetriolo. Come vi dicevo, a me piace così tanto che posso mangiarlo anche senza condire. È bello croccante. Anche alcuni sono mosci, questo no, è bello croccante. Vabbè che anche se sono mosci, mi piacciono lo stesso, io adoro il cetriolo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Bello fresco. Siamo a settembre, ma fa ancora caldo. Però per fortuna non è più quel caldo asfissiante. È un caldo bello. Dopo devo andare a fare la spesa e se mi avanza tempo quando torno a casa vorrei farvi uno svuoto alla spesa perché è da tanto tempo che non ve lo faccio.
Mi sono resa conto, analizzando le mie finanze, perché ultimamente è un periodo brutto per le mie finanze, analizzando le spese e tutto, mi sono molto limitata ultimamente con lo shopping, compro veramente poco, quindi su quello sono riuscita a tenermi. Mi sto rendendo conto che spendo troppo quando faccio la spesa. Perché spesso per mancanza di tempo non sto lì a guardare i prezzi e le offerte, prendo a ferro le prime cose che mi trovo lì davanti senza guardare più di tanto il prezzo e dopo alla fine tra che i prezzi sono aumentati, tra che io non guardo, mi ritrovo a spendere veramente troppo per la spesa. Quindi oggi, siccome ho un po' più di tempo, vorrei fare una spesa tranquillamente e guardare un pochino di più i prezzi perché veramente spendo troppo. Ho questa cosa qua, cioè, mi devo mettere a guardare un po' i prezzi. Cin cin, che buono che è questo vinello. Questo vinello che mi va a prendere mio papà su una cantina qui vicino. È veramente buono, non so se ve l'avevo già detto, ma a me piacciono molto di più i vinelli da cantina che non quelli in bottiglia che costano un sacco di soldi. Cioè, non me ne intendo di vino, per carità, sicuramente saranno più pregiati, però come gusto mi piace di più questi qua semplici. Bene, andiamo ad aprire queste che sono della marca Life, non ho mai sentito questa marca, sono il BBQ e appunto Made in Italy. 40 grammi, giusto una porzione. Mamma mia, che odore! Speriamo che non ci sia l'aglio. Vediamo. Farina di fagiolo cannellino, farina di ceci, farina di lenticchia rossa, farina di pisello, oli vegetali, e aroma cipolla, pomodoro, paprika, peperoncino e sale. No, c'è la cipolla. La cipolla posso anche accettarla. Allora adesso io prendo e me li metto qua. Che belle queste porzioni da 40 grammi. Sono monoporzione, così non devi lasciare il pacchetto aperto, oppure se prendi quelli grandi a volte rischi che poi te ne mangi molte di più di quelle che dovresti. Vedete, è comunque una porzioncina normale, come un aperitivo, dai. Diciamo che mi sono fatto un aperitivo. Sono saporitissime. Stavo guardando 408 calorie per 100 grammi, comunque non è male. Molto buone, spero che non mi vengano su. In teoria non sono fritte, vediamo, sono fritte, spero di no. Cotte al forno. Ultimamente non posso più mangiare le cose fritte. Adoro le patatine fritte, adoro le cotolette. Allora, una volta mi sentivo solo un po' pesante dopo averle mangiate, però ok, ma ultimamente proprio il mio stomaco non ce la fa più e soffro perché per quanto mi piacciono, dopo so che sto tanto tanto male e quindi non le posso più mangiare perché oltre alla pesantezza proprio mi sento malissimo, mi viene di tutto, il reflusso, le digerisco il giorno dopo, peccato. Un bel grana. Mi piace un sacco a me mangiare il formaggio con il vino. Il parmigiano con il vino è fantastico. E anche la soppressa col vino è molto buona, soppressa veneta. Non so neanche se ho voglia di mangiarle tutto, ma mi forzo un po' perché sennò
E dopo mi conosco, non ho fame, quando non ho fame così, è raro, perché ho sempre fame, però quando non ho fame, poi mi conosco, se non mi forzo a mangiare qualcosa, sto tante ore senza mangiare, poi mi si apre la voragine, mi mangio tutto quello che non mi sono mangiata durante il giorno. Stamattina ho fatto una colazione da 250-260 calorie. Ed è strano perché se faccio colazione con così poche calorie, di solito arrivo che sono morta di fame a 6 ore. Invece, spero che mi si stia ristringendo lo stomaco, sarebbe la volta buona che riesco a dimagrire. La dieta non sta andando, nel senso che allora non sono più ingrassata, però di quei 4 kg continuo ad averne perso soltanto uno, gli altri 3 rimangono là. Adesso speriamo che magari avendo meno fame, che non succeda solo oggi, ma che per un po' di giorni non ho fame, quindi magari riesco a dimagrire qualcosa. Sì, 1 chilo l'ho perso, è vero, poteva andare peggio, potevo ingrassare ancora, però insomma poteva andare anche meglio. Ma è colpa mia. È colpa mia perché mi piace mangiare. Ce la posso fare, secondo me ce la posso fare a perdere altri 3 entro fine settembre. Ve lo farò sapere. Rimanete connessi che ve lo farò sapere, dai. Poi se ce la faccio, mi faccio il blog, e sì, il blog in cui mi peso in diretta. Ce la voglio fare. Volere potere. E volontà è tutto. Senza quella non vado da nessuna parte. Ci voleva proprio
Un bel vinello, però, dopo aver finito di lavorare. Quindi niente, io adesso esco a fare la spesa. E poi vediamo, se non torno troppo tardi vi faccio il video perché voglio vedere se sono stata brava stavolta e se con 50-80 euro anche perché devo prendere un po' di roba, cioè voglio rimanere entro gli 80 euro, vediamo, e fare una bella spesa. Bene. Io mi finisco il mio vinello, mi preparo e torno dopo, forse con un video. Un bacione, grazie per la compagnia e ci vediamo al prossimo video.